Tutto bene, Lizzy? Attento, Josh! Ti do un consiglio. Prima che torni mio fratello Clell. Vattene via da qui. Non farti più vedere in giro. Hai capito? Ma prima dovete darmi la paga. Certo. Phil. Che vigliacco. Mi ha dato fastidio fin da quando è arrivato. Ma questa volta è stato orribile. Ora è finita, Lizzy. Andiamo. Lizzy, che cosa è successo? Anche l'ha aggredita nel magazzino. Ma sono arrivato in tempo. Oh, Lizzy, cara. Che c'è, cara? Cos'è successo? Hank. L'ho incontrato proprio adesso. Se lo raggiungo, gli do la lezione che si merita. No, l'ha già avuta. L'ha imparata a memoria. Claire. Lasciami. Te l'ho già detto, quel bastardo l'ho sistemato io. È meglio che tu resti qui. Tuo fratello ha ragione, Claire. E poi forse tua moglie ha esagerato un po'. Come potete dire questo? Non vi dimenticate che io sono il padrone qui. E come tale mi preoccupo della mia fattoria, che questa guerra maledetta ha privato di ogni uomo valido. Avevamo Hank solo da poco tempo ed ora se n'è andato anche lui per una stupida storia di donne. Dareste l'anima al diavolo pur di salvare la fattoria, vero? Certo. Hank non metterà più piede qui, signor Evans. D'accordo. Ma ora siete rimasti soltanto voi due per badare alla fattoria. Dopo la fuga degli schiavi e la partenza degli altri uomini per la guerra. E la guerra è arrivata fin qui. Firewood è stata occupata dai nordisti. Quando? Questa notte. E l'ufficiale che li comanda è un uomo spietato. Ah. West Point, gara di tiro fra cadetti. Primo premio. Da qua. Ah! Capitano, che maniere sono queste? Chi è? Hank Stone, capitano. Avanti. Lasciaci soli. Ce ne avete messo di tempo per arrivare? Non sono io che do gli ordini per l'occupazione dei territori. Non è con voi che mi sono messo d'accordo un mese fa quando siete venuto qui in borghese? Concludi. Concludo, capitano. Voi stanotte mi fornite gli uomini, non in uniforme, si capisce. E io vi procuro una cinquantina di cavalli, rubati, naturalmente. Ma voi potrete dire di averli requisiti, diciamo a $50 l'uno, il che farà la bella cifra di... I conti li so fare da me. Silver, tu e i tuoi uomini appostatevi qui. Credo che papà voglia mandarmi a Jackson. Sì, lo so. L'arrivo delle truppe nordiste lo preoccupa.
E tu non gli dici niente per convincerlo a farmi restare? Christine, sai che io non approvo spesso le decisioni di tuo padre. Ma questa volta devo dargli ragione. Rimanendo qui, saresti in pericolo. E tu, allora? È un'altra cosa. Invece è la stessa cosa. E se tu mi volessi veramente bene, non mi lasceresti partire. Ma io ti voglio veramente bene. E per questo desidero che tu parta. È davvero uno strano modo di dimostrare il proprio amore. Ne conosco anche un altro. Inseguiteli! Uccideteli! Papà, ti prego! Andate, presto! Muovetevi! Sono stati i nordisti, Dio li maledica! Ma non permetterò che mi depredino, che distruggano il mio lavoro! Vieni a riparo, presto! Ah!
da fare, Clell. Non resisteremo a lungo. Ehi, stanno sparando laggiù. Guardate. Razziatori di cavalli. Sono nordisti, al galoppo! Se a qualcuno venisse in mente di prenderci alle spalle, non avremmo scampo. A qualcuno è venuto. Passate dalla parte di sopra, gli altri con me. Siamo salvi, è Bocce di Springfield. Che ci fate qui? Inseguivamo dei razziatori. Ho visto la mandria, era la vostra? Del signor Evans. Ah già, salutatemelo, è un buon sudista. Andiamo, cerchiamo di raggiungere la mandria. Perché volete affaticarvi? Eccola. Sei veramente un amico, ti ringrazio. Anch'io, bravo. Abbiamo ucciso due razziatori, ma il loro capo e un altro sono riusciti a fuggire. Spiacente di non aver fatto il servizio completo. Grazie lo stesso. Sciocchezze. E poi avrete modo di ricambiarmi. Un giorno o l'altro potrei bussare alla vostra porta per chiedere aiuto. È dura la vita alla macchia. Senza dormire, spesso senza mangiare e senza donne. E questo è il lato peggiore. E voi che aspettate a unirvi a me? Beh, lasciamo stare Clell che ha moglie. Ma tu perché non vieni? Ma tu sei in gamba quasi quanto me, che da solo tengo sgombra tutta la contea dai nordisti. E intanto li hai fatti arrivare fino a Firewood. I nordisti a Firewood? Beh, domani li sistemo io. E tu, Joss, pensa a quello che ti ho detto. Andiamo! Arrivederci, amici. Nel bene e nel male, ora e sempre per la gloria del Sud. Io naturalmente vi ringrazio. Ma dovete fare ancora di più per questa fattoria dove siete nati. È quello che stiamo facendo. Ma avete solo ripreso il mal tolto. Ma occorre fare di più. Voi dovete opporre violenza alla violenza. Vi sono bande di uomini che chiamano ribelli o guerriglieri, ma che io definisco piuttosto patrioti. Mettetevi alla testa di una di queste bande. Voi godete di grande prestigio, quindi altri giovani vi seguirebbero. Solo così potrete proteggere efficacemente questa fattoria dai razziatori. Diventando dei fuorilegge? Joss! Tu non hai capito. No. Ho capito benissimo. Scusatemi, signor Evans, ma si sta già combattendo una guerra. E voi non potete dichiararne un'altra personale. I nordisti possono anche essere dei razziatori, ma i loro ideali di giustizia e libertà io non mi sento di combatterli. Sei contro la nostra terra? Sono contro lo schiavismo e l'ingiustizia. Basta così. Le tue convinzioni personali non mi interessano. Se la mia fattoria dovrà essere depredata in nome della giustizia e della libertà, non voglio che tu, Christine, ci vada di mezzo. Domattina partirai per Jackson e starai con la nonna fino a quando ogni pericolo non sarà scomparso. Joss ti accompagnerà alla diligenza. È già domattina. Ma quanto manca ancora? Un paio di miglia. Beh, se la conversazione ti annoia puoi anche dirlo. Christine. Christine, ieri sera non hai mosso un dito perché io restassi.
Tuo padre non ha mai visto di buon occhio il nostro sentimento. Se gli avessi chiesto di farti rimanere alla fattoria, avrebbe visto in questo solo un interesse da parte mia. Lo capisci questo? Joss, i nordisti! Ma... è voce di Springfield! Ciao, Butch. Salve, Joss. Ah, no, non ho cambiato bandiera. Vado a tirare il collo ai nordisti che si sono piazzati a Firewood. E questo travestimento mi farà molto comodo, credimi. E tu dove vai? Sto accompagnando Miss Evans alla diligenza per Jackson. Ti consiglio di prenderla lontano dal paese. Fra poco ci farà molto caldo. Sai, è merito suo se stanotte abbiamo salvato la mandria e la pelle. Vi ringrazio. Oh, sono io che vi ringrazio di essere nata. È bello fare la guerra per difendere ragazze come voi. Andiamo! Ehi tu, ho un messaggio urgente per il tuo comandante. Qual è la sua stanza? Numero 7, in cima alla scala. Guai, filiamocela, la svelta! Che succede, sergente? Ci sono dei sudisti travestiti dentro al saloon. Andiamo! Dove sono i sudisti? Levati di mezzo! Sudisti travestiti, hai detto. Bene. Ordinerò una rappresaglia.
Farò fucilare 20 ostaggi se non si presenteranno i colpevoli. Non credo che sia necessario, capitano. Io so bene dove si nascondono. Dove? Venite con me e ve li consegnerò tutti quanti. Sergente! Radunate gli uomini! Tutti a cavallo, presto! Salve, Joss. Salve, Rick. Spero che tu abbia un posto. Certo, ho soltanto due persone. Con questa dannata guerra la gente viaggia poco. Arrivederci, Joss. Cara, arrivederci presto. Addio, Joss. Buona fortuna. Siamo, capitano. Halt! Sei certo che si trovano qui? Certo. Comunque sono sudisti. E hanno cavalli in abbondanza. Tu rimani nascosto, eh? Non nascosto. Nell'ombra. Così potrò esservi più utile. Avanti! Cerchiamo dei soldati sudisti. Potrete trovarli sui campi di battaglia, non certo qui. Quelli che cerco sono dei traditori che indossavano le nostre uniformi e volevano colpirci alle spalle. Sappiamo che si nascondono in questa fattoria. Qui non si nasconde nessuno. Sarà meglio controllare. Avanti! Toglietevi di mezzo. Voi, spostatelo. Vi ha detto che qui non si nasconde nessuno. Dovete credere alla sua parola di gentiluomo. Un gentiluomo sudista, questa è nuova. Via di qui! Fermo! Ehi tu, gentiluomo nordista! Presto voi! Prendete quei cavalli! Non c'è nessuno, capitano. Abbiamo frugato dappertutto. Beh, avrebbe potuto esserci. Lo avete ucciso senza una ragione, capitano. Assassino! 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 Lasciatemi! Via! Portami via di qui, Nathan! Portami via! Nessuno a difenderti. Vieni con me. Vattene, bastardo. Dirò tutto a Joss. In quanto
che venire con te. Preferirei morire 100 volte. Basterà una volta sola. Signora Lizzi. Sono venuto a salutarvi, signore. Ti unirai agli uomini di Butch? Sì. E come mai hai cambiato idea? Eri contrario a questa guerra. È vero, perché è una guerra fratricida. Ma ora devo trovare a chi appartiene questa medaglia. E spero di trovare sulla mia strada i nordisti che sono passati a Firewood. Una guerra personale, eh? Come vedi, tutti ne facciamo. Ma ti approvo, ragazzo. Ogni nuovo braccio che si leva contro i nordisti è un passo avanti verso la vittoria. Vittoria? Ci credete davvero, signor Evans? Il blocco navale ci ha tagliato i rifornimenti. Ma è sulla terraferma che li batteremo! Quel loro generale Grant non vale un'unghia del nostro Lee. Noi li sbaraglieremo e li spazzeremo via come foglie al vento. Va, figlio mio, va. Difendi questa gloriosa terra, il vecchio Missouri e questa nostra fattoria. Nostra? Certamente, figliolo. Tu sposerai Christine un giorno e tutto questo sarà tuo. Ma noi credevamo che voi disapprovaste la... I giovani che non sanno vedere al di là del proprio naso. Grazie, signor Evans. Sei pronto, Josh? Certo. Molto bene, ragazzo. Via! Ah! Thank you.
Bravissimo, generale. Dovrò decorarti al valore. La dirigenza di Jackson. Magnifico. Giornata di caccia eccezionale. Prendete il carro e portatelo con l'altro alla vecchia miniera. Non lasciate tracce. Portate via i cadaveri. Voi due restate con me. Ci rivedremo stasera. Un momento, Butch. Che intendi fare alla diligenza? Voglio svaligiarla. Combattiamo i nordisti o facciamo i banditi? Amico, la guerra costa cara, specie quella che faccio io. Le munizioni, le armi, i viveri costano. Se vuoi fare il sentimentale, torna a casa. Capito? Andiamo! Sento i tuoi scrupoli che ribollono come una pentola di fagioli. Va bene, Joss, restatene qui buono buono. Ce la sbrigheremo noi tre. Sarà un lavoretto da poco. Non era così che me l'immaginavo. E invece è così. È anche peggio di così. Del resto non ammazzeremo nessuno. Gli porteremo via un po' di soldi. Sta arrivando. State pronti! Signori, coraggio. Fuori il denaro e presto. Ma non ho denaro con me. Verificheremo dopo. Ho soltanto 22 dollari e 70 cents. Potrei trattenere i $2. Sono per il prezzo del biglietto. Voi siete di queste parti? Sì, signore. Riprendetevi il portafoglio. Grazie, signore. Noi non abbiamo niente. Non abbiamo proprio niente, vero? Allora, volete decidervi sì o no? O devo frugare il cadavere? Ah, un commerciante di Boston. Questi $1,000 saranno il contributo di un nordista alla causa del Sud. E adesso tutti a bordo, si riparte, signori. Maledetto sudista! Ah, no! Paul! Oh, God! Sei di quelli che pagano i debiti. Mi hai salvato la vita. Marito, ci hanno preso tutto quello che avevamo e l'hanno ucciso. Chi erano? Guerriglieri sudisti. Ho riconosciuto il loro capo, Voce di Springfield. Guerriglieri? Devono essere gli stessi che hanno distrutto la colonna dei rifornimenti. Conosci chi ha ucciso quell'uomo? Sì, non avrei mai creduto che sarebbe stato capace. Il suo nome? Joss Lee. Andiamo. Grazie, Jenny.
Alla vostra salute, capitano. Se fossi rimasto nell'esercito sarei maggiore, e forse anche colonnello. Allora, alla salute del capo dell'ufficio requisizioni. Ed eccoci di nuovo qua. Sono certo che lavoreremo ancora insieme. Lo spero, signor Clifford. Credo sia giunto il momento di occuparmi della fattoria Evans, non credi? Ci sono passato pochi giorni fa ed è in completo abbandono. Ma requisita per una manciata di dollari e rimessa a posto può valere una fortuna. Perfettamente. E sarà pagata una fortuna da chi ce la ricomprerà. Gli acquirenti non mancheranno. Non sarà facile avere ragione del vecchio Evans. È cocciuto come un caprone ed è così attaccato alla sua fattoria che si farà ammazzare. Sì, me lo ricordo. Già, eravamo insieme quel giorno. Sarà opportuno radunare un po' di uomini. Lasciate fare a me. Gente fidata che costa poco e rende molto. Soldati congedati, pronti a tutto. Posso averne quanti ne volete. Le strade di Firewood ne sono piene. Guardate un po' chi sta arrivando. È Christine, la figlia del vecchio caprone. Che splendida ragazza. Già. Non cercare più gli uomini. Ho un'idea migliore, me la sbrigherò da solo. Da solo, per modo di dire, vero? Certo. Come potrei fare a meno di te? Così va bene. Ehi, tu! Ecco una bellezza del sud che invece di festeggiare la fine della guerra se ne sta qui sola. Vuoi dire che era sola? Adesso ci sono io. Levatevi di mezzo. Non è pane per i vostri denti. Voi siete un branco di cafoni e non siete abituati a trattare con le signore. Per lei ci vuole un tipo come me. Via di qui, ubriaconi, o vi faccio arrestare! Via! Ma chi fai arrestare? Vieni via, amico, ti conviene. Ma che fa arrestare? Clifford! Ma chi crede? Vi ringrazio, signor... Dan Clifford, ai vostri ordini, signorina. Vi vedo un po' smarrita. C'è qualcosa che posso fare per voi? Ecco, io veramente credevo che mi fossero venuti a prendere con il calesse. Sono appena arrivata da Jackson e devo raggiungere la fattoria di mio padre. Vostro padre? Sono la figlia del signor Evans. Evans. Fortunata combinazione, stavo proprio per recarmi da lui. Faremo il viaggio insieme, signorina, se mi concedete questo onore. Ehi tu! Sì? Senti, porta qua il mio calesse. Subito. Conoscete quest'uomo? È il mio... Era il mio migliore amico. Siamo cresciuti insieme alla fattoria. Non può aver commesso i delitti di cui è accusato, è impossibile. Purtroppo c'è chi lo ha visto. Un testimone oculare, come si dice in gergo giuridico. E dov'è questo testimone? Eccolo lì. È così, signorina Evans. E Dio sa che mai avrei voluto testimoniare contro Joss. Ma l'ho visto con i miei occhi sparare ad un passeggero che era stato appena rapinato. È molto che non lo vedete? 2 anni. Non pensateci adesso. Oh, ecco il mio calesse. Bill, carica il bagaglio della signorina. Thank you.
papà. Christy. Come stai? Come una vecchia cariatide. Ho visto che Joss è ricercato dalla legge. Che cosa ne sai? Nulla, da quando è partito, 2 anni fa. E non è mai venuto qui? Non ti ho mai fatto avere sue notizie? No, mia cara, da quando partì, ancora sconvolto dalla morte di Clell e della povera Lizzie, non ho più saputo niente di lui. Ma ne parleremo dopo. Papà, ti presento il signor Clifford, che mi ha gentilmente accompagnata. Vi ringrazio, signor Clifford. Nathan, occupati delle valigie della signorina. Vai, cara, avrai bisogno di cambiarti. Spero che il signor Clifford sarà così gentile di aspettare più tardi per salutarti. E nell'attesa vorrà gradire un bicchiere di eccellente vino spagnolo. Bene, allora fra poco. Avete una figlia deliziosa, signor Evans. Sono molto lusingato del complimento, capitano. Non sono più nell'esercito. Il mio incarico attuale è quello di capo dell'ufficio confische e requisizioni. Per conto del governo, naturalmente. Sono lieto che vostra figlia mi abbia dato l'occasione di venire qui in forma non ufficiale. Francamente non so se valga la pena di requisire questa fattoria. È assai mal ridotta. Certo, è in stato di abbandono, ma vedete, una fattoria è come una bella donna. Se nessuno la guarda, sfiorisce. Io non mi stancherei mai di guardare una donna bella e giovane. Volete accomodarvi? Quel vino spagnolo di cui vi parlavo non ha uguali in tutto il mondo. Con molto piacere. Posso? Oh, grazie, signor Clifford. Signor Joss. Buonasera, Nathan. Un momento, signore. Perché? Perché non tornate domattina? Cosa c'è, Nathan? Perché non posso entrare ora? Buonasera, signor Evans. Leggo negli occhi la gioia di rivedermi, Christine. Ma non abbracciarmi. Potrei sporcare il tuo bel vestito. Ti assicuro che non è il tuo aspetto che mi impedisce di farti una buona accoglienza. E chi, allora? Il signore qui presente? Joss, che cosa vuoi qui? Credevo, signor Evans, che questa fosse anche un po' la mia casa. La tua casa? Ma state tranquillo, non mi fermerò in questa fattoria. Che a quanto ho visto, è ritornata a prosperare.
Forse per merito delle nuove relazioni. Non essere insolente. La verità brucia, vero? Ma è l'unica soddisfazione che mi resti, dopo aver fallito in tutto. Nella guerra, nell'amore e nella vendetta. Credevo che questa casa fosse l'unico luogo dove trovare aiuto prima di proseguire la mia fuga verso il Texas. Ma mi sono sbagliato. Addio. Joss! Dimenticherò il tuo linguaggio offensivo perché hai molto sofferto. Fermati qui e riposati. Nathan! Trova ad alloggiarlo questa notte. Dagli dei viveri per qualche giorno e un cavallo fresco. Domattina, prima della tua partenza, parleremo. Se non sbaglio, su questo Joss c'è una taglia di $5,000. Avete avuto una magnifica idea, signor Evans, a offrirgli ospitalità. Così avremo il tempo di far venire dei soldati da Firewood per catturarlo. E tu avrai un regalo di nozze da $5,000. Ti prego, Dan, non lo fare. È un mio amico d'infanzia, è un buon ragazzo. È mio dovere. Devo anche aggiungere che mi ha urtato il suo tono nei tuoi riguardi. Evidentemente non era solo un amico d'infanzia. Signor Clifford. Sì, signor Evans. E tu non puoi fare nulla per lui, papà. Joss non è più quello di un tempo. È cambiato, tu stessa l'hai visto. È diventato pericoloso, un poco di buono. Ma l'assassinio di Clay... Non basta a giustificare i delitti di cui si è macchiato. Tuo padre ha perfettamente ragione. Unendosi alla banda di Butch di Springfield, il tuo amico Joss è diventato un bandito, un fuorilegge. Ma ora ritirati, Christine. E sta tranquilla per Joss, lascia fare a me. Clifford, perché non lasciate quel povero ragazzo al suo destino? Quel povero ragazzo, come voi lo chiamate, è un traditore che merita la forca. Ma non voglio sporcarmi le mani, lo farò arrestare dai miei uomini. Come pensate di far venire degli uomini da Firewood? Manderò Nathan in paese. Avverti Hank. Voglio che mi raggiunga subito. Sì, signore. Io intanto farò buona guardia all'uscita del fienile. Tanto, la taglia è sempre di $5,000. Vivo o morto. Circondate il fienile. Prendete quelle lanterne. Caccia grossa, capitano. Papà, ho visto arrivare degli uomini armati. Sono venuti qui per Joss. Tu mi avevi promesso che... Clifford mi ha assicurato che Joss sarà sottoposto a regolare processo. Non ho potuto ottenere di più. Vieni fuori, Joss! State attento, capitano. Esci disarmato! Non hai scampo, sei circondato! Caccia grossa ma selvaggina astuta, ve lo siete lasciato scappare. Non ho perso di vista la porta un solo istante. E l'amico è filato dalla finestra. A cavallo, presto! Non può essere andato lontano, è fuggito a piedi! È fuggito, Joss è fuggito. Non riusciranno a prenderlo, ne sono sicura. Presto, dividiamoci, Hank. Tu andrai verso la palude, io verso il bosco. Ci ritroveremo al picco dell'avvoltoio. Via! Andiamo! Christine, lo ami ancora? Rispondi, ti ho chiesto, lo ami ancora? Non lo so. Non lo so. Non è certo promettendosi ad un uomo che se ne può dimenticare un altro.
Io ti ho obbedito, come sempre del resto. Ma tu non hai il diritto di frugarmi dentro per cercare di scoprire quello che io stessa non voglio sapere. Perdonami, papà. So che hai sempre agito a fin di bene. Andiamo. Ti accompagno. Sono io. Joss, ti stanno cercando. Vogliono ucciderti. Non temere, non mi cercheranno qui. Ti prego, lasciami. No, ho aspettato per 2 anni questo momento. E l'ho vissuto nella mia immaginazione ogni giorno e ogni notte. Ti ho detto di lasciarmi. Non sei più quello di una volta. Adesso sei un bandito. Anche tu lo credi. Così dimostri il tuo amore per me. Le promesse che mi hai fatto erano come quelle che fai a quel bel imbusto al quale tuo padre ti ha venduta pur di salvare questa maledetta fattoria. Lasciami, Joss, ti supplico, vattene. No, sarebbe troppo comodo. La vita mi ha tolto tutto, ma c'è una cosa che non mi toglierà, te. No, Joss, ti prego, non parlare così, mi fai paura. No, no. Quella fa parte delle provviste? Mica male. È un ostaggio. Sono stato scoperto. Mi hanno cercato per tutta la notte. Lo so, mi sono passati vicino un paio di volte. Finché lei starà con noi non attaccheranno. O dovranno farlo con molta prudenza o cercheranno di trattare. Credo che tu abbia avuto una buona idea. Andiamo. Presto li avremo alle calcagne. C'è! È inutile chiamarla, non c'è. Joss l'ha rapita. Joss? Già, proprio lui. Era qui, nella fattoria. Sì, era nascosto nella sua stanza. Poco dopo la vostra partenza sono venuti da me, tutti e due. Mia figlia è stata costretta a seguirlo. Lo ucciderò. Lo ucciderò, quel bastardo. Andiamo, Hank. La caccia riprende. Nathan, seguili, vai con loro. Quei maledetti nordisti per i dollari della taglia non esiteranno a sparare. A rischio di uccidere Christine. Cerca di salvarle la vita ad ogni costo. Ma voi, padrone... Non pensare a me, vai! Sì, vado. Ragazzi, ricordatevi che sulla testa di quei due banditi pendono delle ricche taglie. Perciò, se volete dividervi un bel gruzzoletto, dovete mettercela tutta. E adesso muovetevi, ragazzi, a cavallo! Era meglio farli riposare un po'. Sono stati in sella tutta la notte. Riposeremo quando avremo trovato le tracce. Certo, signor Clifford. Tutto come voi ordinate. Vengo con voi, signore. Conosco bene la contea e so trovare una pista. Bene, Nathan, monta in sella. Secondo te che direzione hanno preso? Verso sud, signore. Joss ha detto che voleva andare nel Texas. Sud-ovest, allora? Non credo, signore. L'Arkansas è ancora pieno di nordisti. E allora io penso che scenderà a sud e attraverserà poi l'Oklahoma. Forse hai ragione. Andiamo! Avanti, Bella. Via, avanti. Avanti.
Ti accamperemo qui per un po'. Non metteremo certo molta strada fra noi e quei cani se ci fermiamo in continuazione. Ho detto che ci accamperemo qui, capito? Certo, Josh, certo. Comandi tu adesso. Io sarò il tuo luogotenente e la tua truppa. E poi hai ragione. La ragazza ha bisogno di riposo. Vado a dare un'occhiata in giro. Bene, comandante. Io accenderò il fuoco e preparerò qualcosa da mangiare. No, niente fuoco. Il fumo si vede anche da lontano. C'è del pane e della carne secca. Agli ordini. Sentirete meglio. Peccato che Josh torni presto. Ma. Allora, a questo punto avremmo già dovuto raggiungerli. Non capisco, le tracce si confondono. Ora ci sono. Stanno cercando di risalire la montagna. Siamo d'accordo, Clifford. Le taglie ce le dividiamo in parti uguali. Certo, Hank. Saliamo verso la montagna. Ormai non possono più sfuggirci. Andiamo, presto! Nascondetevi fra gli alberi con i cavalli. Io mi apposto dietro una roccia e li tengo sott'occhio. Se ci passano al largo, potremmo ancora distanziarli. Altrimenti, dovremmo sparare. La posizione è a nostro vantaggio. Perfetto. Perfetto, comandante. Ah. Sfuggirci! Perché non venite a prendermi? Ah!
Gli artigli di una tigre, ma a me piacciono le tigri. Salve, comandante. Ero sicuro che ce l'avresti fatta. Sei davvero in gamba. Voleva scappare, io cercavo di trattenerla. Abbiamo combattuto insieme per più di 2 anni, Butch. Bei tempi, Joss. Bei tempi. Per questo sei riuscito a farmela. Credevo di avere i nemici di fronte a me. Invece il più pericoloso mi stava accanto. Joss, che dici? È stato uno scherzo. Solo uno scherzo. Ti ho voluto precedere con la ragazza. Sapevo che ci avresti raggiunto in poco tempo. A piedi? E come facevo? Ti eri portato via anche il mio cavallo. Ma sai che non me ne ero accorto. Sei un tipo fortunato. Non ho dimenticato che una volta salvasti la vita a me e a mio fratello. Ah, perché starne a parlare? Non ne parleremo più, infatti. Perché ora te ne andrai per la tua strada. Ma che dici, comandante? Ora che siamo di nuovo tutti e tre riuniti come una piccola famiglia. Vattene, Butch! Oh, my God.
Dammi quel coltello. Non temere, non ho intenzione di usarlo su di te. A te devo la vita. Domani saremo in Oklahoma. Là ti lascerò libera. Adesso riposati. Devo seppellire un amico. È vero che metà degli uomini sono morti. Comunque ricordati che siamo sempre in 5 contro 2. Al diavolo! Joseph e Butch insieme valgono mezzo esercito. Bisognerebbe farli cadere in una trappola. Una trappola. Ci sono solo 2 piste per l'Oklahoma. Con 2 soli guadi per attraversare il fiume Arkansas. La pista sud che passa per Fort Smith e Wachita. E la pista nord fra Tulsa e Punta City. Se potessimo sapere quale via prenderanno, potremmo andare ad aspettarli a uno dei 2 passi. Certo. Invece di perdere tanto tempo a cercarli e a inseguirli. Aspettandoli al varco, avremo la sorpresa dalla nostra. Prepara il cavallo migliore, il più fresco. Nathan! Ascolta. Sarai stanca. Riposati. Io non sono stanca. Sello i cavalli. Torno subito. Signorina Christine! Signorina Christine! Il signor Clifford non è lontano da qui, ma non attaccherà. Gli sono rimasti pochissimi uomini. Si metterà all'agguato con i suoi precedendovi. Cercate di sapere quale pista seguirete. Chiedetelo al signor Jones. E quando potete, nei bivacchi, cercate di lasciare un segnale. Così noi potremo liberarvi. Una croce se prendete la pista sud. E un cerchio se prendete la pista nord. Ma io non... Una croce per la pista sud e un cerchio per la pista nord. Thank you.
Perdonami. Non dovevo farlo. Non ho più nessun diritto su di te, Christine. Sta zitto, Joss. Non parlare. Non esiste avvenire per noi. Quando tuo padre promise che non si sarebbe opposto al nostro matrimonio, fu per convincermi a partire per la guerra. Ora sono un vinto, un fuorilegge. Come permetterebbe che tu unissi il tuo destino al mio, specie dopo che ti ha promessa un altro? Ma perché? Perché non stai zitto? Domani sera saremo al Passo Sud. C'è un villaggio Wachita. Lì aspetterai il tuo... aspetterai in quel villaggio. Vi passa anche la dirigenza per Firewood. Allora è la pista sud che intendi prendere? Sì. Andiamo, ripartiamo. Ma prima avevi detto che ci saremmo riposati qui. Beh, vuol dire che poi ho cambiato idea. Joss, ma... Che c'è? Volevi dirmi qualcosa? No. Ripartiamo, se vuoi. Ma che succede? Guadagnano terreno. Cerco di farli perdere le nostre tracce. Comunque non hai di che preoccuparti, vero? Significa quel segnale? Lasciami, mi fai male. Rispondi. Non so di che cosa stai parlando. Lo sai benissimo, invece. Ti ho già visto lasciare altri segnali come quello. È un messaggio per i tuoi amici? Nathan. È venuto da me di nascosto. Ho parlato con lui. Nathan, dove? Quando? Al ruscello, ieri mattina. Al ruscello? E non mi hai detto niente? Ma non potevo, Joss. Non capisci? Capisco. Così ieri mattina hai recitato una commedia soltanto per distrarmi. No, Joss, volevo dirti tutto, ma... Ma non l'hai fatto. Rispondi adesso, che ti ha detto? Ecco, volevano sapere quale pista avresti preso. E io dovevo lasciare un segnale. Una croce per la pista sud, un cerchio per quella nord. E tu lo hai visto?
Lo hai visto il segnale che ho fatto, Joss? Ho fatto un cerchio, ho indicato loro la strada che tu non prenderai. Ben trovata. Solo che non ti credo, Christine. Joss, devi credermi. Ascoltami. Ascoltami, ti prego. Avevi promesso di lasciarmi libera, perché avrei dovuto farti uccidere? Perché questo è il tuo scopo, quello di tuo padre. E quello del tuo amante. E allora dimmi per quale motivo secondo te non avrei seguito Nathan. Avrei potuto fuggire, andare da quello che tu chiami il mio amante. Invece io ho fatto la mia scelta e ho preferito rimanere qui accanto a te per indicare a loro la via sbagliata. Basta così. Hai detto che il cerchio indica la via del nord? Sì, sì. Poiché non ti credo più, io dico invece che indica la via del sud. Quella che volevo fare, ma che non faremo. Prenderemo la pista nord. Per Ponta City. Joss, ti scongiuro, cadrai nella trappola. Preparati a partire, ma non farmi più sentire la tua voce. Passo nord. Via libera, come vedi. I tuoi amici stanno perdendo tempo al passo sud. È il nostro addio, Joss. Perché se non ci sarà nessuno all'agguato, avrai la certezza che io ti ho mentito. Ma quando Clifford e i suoi, ben appostati, ti spareranno addosso, sarà troppo tardi per credermi. Risparmiati il fiato. Non c'è nessuno. Arrenditi, Joss! Il viaggio è finito! Non hai più scampo! Ti abbiamo sotto tiro! Perdonami, Christine. Avanti, Christine! Vieni qui! Allontanati da me. Potrebbero colpirti. No, Joss. Finché starò con te, non spareranno. Che pazzo sono stato! Non continuare ad esserlo. Il cavallo è vicino. Scappa, Joss, puoi farcela. Mi hai sentito, Christine? Vieni qui! Joss, per l'amor di Dio, tenta. Clifford ha una mira infallibile, ma se rimarrò qui non oserà. Non sparate, Joss, si arrende! Non sparate! Joss si arrende! Ah! Joss! Joss! Inseguilo, Hank. È ferito, non può sfuggirti. Muovetevi. Christine. Oh, Christine, finalmente. Ti aveva detto che si sarebbe arreso, vero? Non potrà andare lontano. L'importante è che tu sia sana e salva. Vieni. Signorina Christine, avete visto, è andato tutto bene. Essere lontano. Ormai è nostro. Mm-hmm.
Cosa aspetti a venire fuori, Hank? Chi non muore si rivede, vero? No, Joss. Non mi ucciderai, Joss. Non lo farai. Perché no? Dovevo farlo 2 anni fa, quando ti sorpresi con Lizzy. No, Joss. Non si spara su un uomo disarmato. Ma tu sei un verme, Hank. Risparmiami, Joss. Ti dirò chi ha ucciso Clell. Ero presente quando tuo fratello fu ucciso. Chi è stato? Clifford. Clifford, che allora era capitano e comandava i nordisti a Firewood. Allora questa è di Clifford. Certo, l'ha vinta a West Point. Non è così. Hai visto, ho detto la verità. C'eri anche tu, però. C'ero, ma non ho sparato. Lizzy fu uccisa dopo Clell. Fu uccisa dalla pallottola di uno Sharp. Il tuo fucile è uno Sharp. E non sono molti ad usarlo. Che dici, Joss? Io non ho il coraggio di uccidere una mosca, lo sanno tutti. Come avrei potuto sparare alla povera Lizzy? Non puoi pensare... Basta così! Verrai con me a Firewood. Dirai quello che hai detto a me. Dirai la verità sull'assassinio di Clell. Sì, certo. Certo, Joss. Farò tutto quello che vuoi. Puoi contarci. Prendi il cavallo. Cercando questa? Scarico. Nessuna pietà per te, Hank. Come tu non ne avesti per Lizzy. No! 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 A voi, Clifford. Nella speranza che questa brutta storia sia finita per sempre. Ne vuoi, Christine? Mi pare che tu ne abbia bisogno. Eh? Christine è ancora sconvolta. È stata dura anche per lei. Sarà bene che vada a riposare. Se permettete, io resterò qui ancora un po'. Aspetto Hank. Sarà certamente passato da Firewood a riscuotere la taglia. O meglio, 2 taglie. Intascherà un bel gruzzolo quel manigoldo. 2 taglie? Mm-hmm. Anche quella di Butch. Lo abbiamo trovato morto. Va a riposare, cara. Lasciatemi. Che significa, Christine? Fra poco tu mi apparterrai, Christine, come tutto ciò che è qui. Signor Evans, se sono stato gentile e condiscendente, questo non significa che se volessi non potrei confiscare la proprietà, anche subito. Mio caro Clifford, questo vostro atteggiamento è del tutto ingiustificato. Vi prego di perdonare mia figlia, non è in sé, voi stesso l'avete detto. Naturalmente. Naturalmente, vi chiedo scusa. Sei tu che devi perdonarmi. Lo sai che ti amo. Joss! 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 Perché sei venuto? Vattene, ti prenderanno! La partita non è chiusa. C'è un ultimo conto da regolare. Se fossi in voi, seguirei il consiglio di Christine.
Siete abile nel far perdere le vostre tracce. E credo che raggiungerete davvero il Texas. Prima che vi prendano. Sì, me ne andrò, in un modo o nell'altro. Nel Texas, oppure qui. Quattro palmi sotto la terra del Missouri, accanto alle tombe di Clay e di Lizzy. Non mi batto con un bandito. Voi vi batterete con il fratello dell'uomo che avete ucciso. La morte di quell'uomo fu una fatalità. Cercavo dei sudisti travestiti che avevano ucciso molti dei nostri a Firewood. Anche può confermarlo. Anche non può più parlare. Siete un buon tiratore, come attesta quella medaglia. Vi darò dunque le stesse possibilità che avrò io, che non ho mai vinto medaglie. Il vantaggio è tutto dalla vostra parte. Vedete questo fiammifero, signor Clifford? Quando si sarà spento, il primo che sparerà vivrà più a lungo. No! Ti prego, Joss, non devi farlo! No, Joss! No! Sarà tua moglie, Dan. Ti prego, lascialo andare, ti supplico! È lui che non vuole andarsene. Andare, va via, Christine! Nathan! Il fiammifero arde, Clifford! Addio, signor Clifford. Spero che la vostra ferita guarisca. Non vi ho ucciso perché sento che viene il momento in cui bisogna dire basta alla violenza. Addio, Christine. Ti auguro di essere felice. Joss! Aspettami, Joss! Vengo con te. Christine! Joss, portami via, ti prego. È quello che speravo di sentirti dire. Per questo sono tornato. Christine! No, Christine!